collegamento, caro Parenzo, con una persona. Ba-bam. Beh, no, ti presento uno dei più grandi registi italiani, regista di film hard, di film porno. Silvio Bandinelli, buonasera. Buonasera a tutti. Come ma sta? Io mi inchino. Inchinati. No, ecco, ma se tu non li conosci i film del signor Bandinelli? Perché fai così? Li conosci o non li conosci? Signor Bandinelli è un maestro di... Bandinelli magistra vite. C'è un maestro di vita, Bandinelli. Doveva essere proiettato nelle scuole, Bandinelli. Bandinelli deve essere proiettato nelle scuole. Con la citazione in latino, che bello. Non esageriamo Bandinelli adesso. Ero rimasto a verba volant, scritta manent. Non esageriamo. Lei direbbe schizza manent, visti i suoi film. Però, voglio dire, lei, i suoi film, appello al ministro della pubblica istruzione. Ecco. Proiettare i film del maestro, io già l'ho chiesi per Tinto Brass, perché secondo me Tinto Brass ha anche un'antologia. È un po' diverso, però. È un po' diverso, non c'è dubbio. Però ecco, forse sto un po' esagerando, questo mi rendo conto. No, però, hai deciso, signor Bandinelli, il signor Parenzo ha deciso di far chiudere la zanzara stasera con queste frasi. Proiettare i film del signor Bandinelli nell'ultimo anno di liceo. Ecco, per insegnare la sessualità. Beh, guarda che ci sono anche i minorenni. Però all'ultimo anno di liceo, solo per i diciottenni. Allora vabbè, al primo anno di università, andrebbero privati i film per insegnare la sessualità gioiosa, la sessualità che è bella, capito? Bacchettoni che sono al governo, avete capito? Allora, come hai sentito dalle poche parole che ha detto, perché dopo è stato travolto dalla tua predica, signor Bandinelli, credo che sia toscano, giusto signor Bandinelli? Sono toscano, ma da 2 anni mi sono trasferito in Spagna, vivo a Formentera. Una vergogna, questa fuga dei cervelli, una vergogna assoluta, premi Nobel. Come mai si è trasferito a Formentera da 2 anni? Fuga dei cervelli, appunto, perché mi sono prima di tutto innamorato dell'isola. Ve lo dice a me. Poi io ho 2 figli grandi che poi sono riuscito a mandarli all'università, studiano a Londra, quindi avevo pochi motivi per restare in un paese che, come dire, mi assomiglia sempre meno, insomma. In che senso? Mi piaceva molto l'Italia. Beh, a Formentera, certo, a Formentera si vive meglio che in Italia, non c'è dubbio, a Formentera. No, a Formentera si vive meglio, ma soprattutto... Ma anche d'inverno? Sì, si sta benissimo, si sta benissimo. Ma lei gira film pure a Formentera, no? No, assolutamente no. Io continuo, faccio un po' il pendolare, ho l'azienda a San Marino, un'azienda in Spagna, una a San Marino, e continuo... Senta, ma la signora Minetti l'ha vista a Formentera? La signora Minetti c'è, me ne hanno parlato, non l'abbiamo vista, non si è mai tolta neanche il reggiseno. No. Formentera è invasa dai paparazzi. Sì, non si è tolto il reggiseno, cosa che a Formentera, devi sapere, Parenzo, tu che non sei un frequentatore dell'isola, al contrario di me, anche se non ci vado da diversi anni, che è una cosa abbastanza abituale, cioè non è una cosa strana, insomma. Però evidentemente... Anche il nudismo viene praticato, soprattutto però... Prima dell'arrivo degli italiani, insomma, in massa. Sì, quello è vero. Viene da metà giugno, perché quando arrivano i calciatori, allora arrivano tutti i fans, i curiosi. Sarebbe meglio scappare in quei momenti, caro Bandinelli. Ieri passeggiando ho visto da lontano, per esempio, Costantino. Insomma, non ci facciamo mancare nulla neanche qua. Ah, assolutamente no. Senta, al maestro una cosa, al maestro, sono anche un po' emozionato di parlare con il maestro, perché per me è come fosse un premio Nobel per la fisica. Maestro, ma come nascono le storie, i plot dei suoi film? E per esempio, in uno di questi plot, la signora Minetti è un prototipo di donna che sceglierebbe... Noi abbiamo fatto un film, però un filmetto, voglio dire, che abbiamo intitolato L'igienista dentale. Ah, così proprio? Ecco. Così, sì. So, L'igienista dentale. Ispirandoci alla storia. Qual è però la storia? Però io soprattutto mi sono sempre divertito a, come dire, a contaminare il porno con temi alti, essendo così di cultura modesta, laureato, curioso, con passione civile, eccetera. Bellissimo. Mi sono divertito a, appunto, contaminare il porno con i temi alti della politica. Ho fatto film sulla Resistenza, sugli anni di piombo, su... Per esempio, qualche titolo? Qualche titolo preso mamma, dall'attualità. Il film sulla Resistenza, il fascismo, anni di piombo, poi ho fatto Abuso di potere, che era su Cesare Previti, ho girato Cuba sul mito, fra virgolette, di Che Guevara, e fino a Bunga Bunga Presidente. Ah.
instant book, un instant movie praticamente. Beh, no? Devo dire la verità, sì, dunque, sì, la Minetti sarebbe... Insomma, cercare di parlare, tra l'altro, parlare dell'Italia oggi attraverso il porno mi pare un'operazione più che legittima, forse l'unica possibile. Ma no, ma l'unica possibile non lo so, però certamente è una chiave, è una chiave di lettura, non c'è dubbio. È sicuramente una chiave di lettura, voglio dire. Senta, ma quello che le voglio chiedere, la Minetti sarebbe perfetta per un suo film, la signora Minetti, la sceglierebbe? Beh sì, sì, perché comunque ha delle caratteristiche, anche se un po'... come dire, addizionata chirurgicamente. Vabbè, quello anche le attrici porno sono così, eh? Non sì, è che... sì, non tutte perché piacciono sempre più le naturali, ma come ho detto in una in un'intervista che è uscita oggi sul Libero, sì, quotidiano Libero, e mi fanno sempre questa domanda, chi vorrebbe, chi si mangerebbe, sì, eccetera. Credo che i soldi maggiori li darei in un contratto volante forse alla Rosy Bindi. No, Rosy Bindi. Sì, 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 perché... Cioè lei farebbe carte false per avere Rosy Bindi come attrice di un film porno. Guardi, quanto anche una Rosy Bindi con mascherina l'accetterei, gli darei qualcosa meno, naturalmente. Cioè quanto darebbe a Rosy Bindi, detto con tutto il rispetto del vicepresidente della Camera, questo, che questo sia chiaro, eccetera. Quanti soldi darebbe a Rosy Bindi per scritturarla? Dai, dai, gli diamo, che ne so, faccio... cerco di fare una cordata, possiamo arrivare... A 500.000 euro, dai. 500.000 euro per un film? Con una cordata. Con una cordata. Però dobbiamo difenderci dai download illegali. Sarebbe un'operazione da studiare bene. Però con tutta, con tutta la pubblicità. Ce lo spiega dopo perché. 800 24 00 24. 500.000 euro da Bandinelli. Ma è una proposta seria, non si può fare al vicepresidente della Camera. È una proposta serissima. Se 500.000 euro per girare un film porno con la mascherina, cosa pazzesca. Come se la immagina lei, la signora Bindi, Bandinelli? Beh, me la immagino... Me lo immagino non depilata, ecco, me la immagino. No, scusi, come non depilata? Scusi, in dettaglio, secondo me, un po'... In che senso, scusi? Comunque, ecco, metterei sul contratto, chiederei che si lasciasse qualche peletto sotto le ascelle e non, maestro, scusi, e non però... si rasasse, insomma. Sì, ho capito, ho capito. Io vorrei continuare a lavorare con Cruciani, però io mi ero lanciato in questa proiezione dei suoi film nelle scuole e già pensavo di aver detto tanto. Lei ora entra nei dettagli del vicepresidente della Camera. Abbia ha lavorato all'istruzione, no? Democristiana di Ferro è arrivata sicuramente in 50 anni che è in politica. E dopo la Bindi, diciamo non depilata e col frustino, immagino, come ha detto lei, no? Col frustino. Sì, 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 sì. Comunque la Bindi, perché il genere che ultimamente va di più sono le cosiddette MILF, si chiamano in Che significa? Le over 40, over 50. Ah, ecco. Le tardone. Le tardone vanno molto, Tirano e quindi molto. Unito alla Bindi faremmo sicuramente, ecco, mancheremmo il botteghino. Lo so, però... Lo so, cioè, è un telesogno. È un telesogno, 500.000 euro per la Bindi per apparire in un film hard. Mentre, declinerà, diciamo declinerà. In subordine? Però. Sì, in subordine. Se la Bindi non accetta... Sì. Ecco, un'altra a cui farei volentieri un'offerta è la signora Brambilla, sicuramente. Ah, la signora Brambilla. La Brambilla però... perché è magra. Generi diversi però, Sì, sì, è magra e ha i capelli rossi, come noi uomini sappiamo. Beh, insomma, quello dipende dai gusti, signor Bandinelli. No, no, sì, però sono statisticamente le persone magre con i capelli rossi sono molto focose, molto appassionate. Ecco, peraltro... Pare questa tesi avvalorata da intercettazioni. Ah, lei legge, però è a Formentera, però legge. Legge, poi ho amici giornalisti. I giornalisti sono una categoria, voi lo sapete, terribile. Veramente una delle cellule, sono tremendi, sono tremendi. Identificatori di tutto ce l'hanno. Diciamo la verità, lei ha letto, le hanno letto queste intercettazioni sulla Brambilla? No, me l'hanno accennate, dai. Però, insomma, in rete gli accenni si trovano. Allora, facciamo il podio. Prima scelta la Rosy Bindi, poi Brambilla, quanto offriamo a Brambilla? Quanto sarebbe disposto per la Brambilla in un film? 300.000? Dai, ne diamo 300.000 e poi stare veramente contenta. Terzo nel podio, terzo chi sceglie? Bindi, Brambilla. Brambilla.
Vabbè, ma ci sono anche gli uomini, ma eh. Guardi, oddio, vado sempre a destra, purtroppo. Vabbè, no, perché... Bindi no, Bindi mica a destra. So, Cicchitto, ad esempio. Ah, no, vabbè, che c'entra Cicchitto? Diciamo che la Bindi è di sinistra. Più o meno. Beh, sì, insomma, vabbè. Oggi poi dunque, terza? Travaglio è diventato di sinistra oggi. Sì, questo pure è vero. Tutto è forché di sinistra Travaglio. No, no, assolutamente. No, assolutamente. Lui... Sant'Anché. Terza Sant'Anché? Madonna, la Sant'Anché sì, però la metto... Non la pago molto e la metto in una situazione con 10 uomini di colore, insomma, la rendite malcolma. No, lo so. Perché le è venuta questa fantasia? Prevale l'ideologia, prevale. Ah, perché devi sapere, in che senso prevale l'ideologia, scusa? No, nel senso che sono veramente distante dalla Sant'Anché, la trovo francamente... irritante, insopportabile, ignorante. Vabbè, adesso questo. No, io personalmente. No, sì, certo, no, certo, no, no, certo. Carità, e dunque per capito. Punizione, magari non è una punizione, no, viene però. Da quel mondo lì, il Twiga, Briatore. Io un pochino, insomma, l'ho lambito quel mondo, è una tristezza, guarda, infinita. Però, oddio, potrebbe anche non essere una punizione quello che lei ha prospettato per la signora Sant'Anché. Probabilmente no, anzi, mi sta facendo riflettere. Appunto, cioè, magari lei è sempre intelligente e puntuale. Cioè, come lotta! Devi sapere, allora, due cose, allora, per gli ascoltatori. Sì. Il signor Bandinelli, oltre che essere un uomo, diciamo, possiamo dire di una formazione di sinistra? Sì, sì, assolutamente sì. Io mi definisco un antimodernista, comunque sono... Sicuramente l'estrazione è quella. Si è laureato in storia del cinema con l'ex di Lotta Continua Pio Baldelli. Poi altre esperienze a sinistra, quali sono state più o meno? Ma io sono sempre stato comunque un toscanaccio di sinistra. Insomma. Sì, un toscanaccio, però un cane sciolto, un indipendente. Devo dire che nel mio lavoro ho sempre avuto poi più attenzioni dai giornalisti e dai media di destra. La sinistra sa poco ironizzare... E col sesso ha un rapporto non risolto. Beh, ha letto questa storia di questa segretaria del Partito Democratico Hassan. Sì, dov'è Hassan? Non mi ricordo dov'era. In provincia di Pisa. San Miniato, costretta, pare, ma poi smentiscono, alle dimissioni dai suoi incarichi nel partito locale perché avrebbe girato questo film con una. Non con lei, non con la sua casa di produzione. No, con dei. Da un'altra un po' più piccola, toscani, diciamo. Sì, colleghi toscani, fantastico, colleghi toscani. E insomma, ha un po' di rapporti della sinistra col sesso sono un po' complicati, no? Sì, sono un po' complicati, sono perché viene fuori il cattocomunismo. Secondo me poi alla base c'è questo background micidiale. Micidiale della sinistra. Comunque sono davvero dei rapporti non risolti, insomma. Mentre voglio dire bisogna dire la verità, Bandinelli, che Berlusconi da questo punto di vista anche per voi è stata una manna pazzesca, anche per i giornalisti, ma anche per voi è stata una manna strepitosa, o no? Sì, vabbè, ma Berlusconi è un grande. Io guardi, nella mia prima vita ho fatto il pubblicitario per molti anni. Sì. E sono nato professionalmente nella pubblicità con Publitalia, lavorando a stretto contatto con l'inizio di allora era Fininvest. Sì. E ho anche fatto 3-4 cene in 10-12 persone dove c'era anche il patron Berlusconi, eccetera. Lui ha sempre avuto una passione enorme per le donne. La televisione è stata fatta soprattutto all'inizio veramente a sua immagine e somiglianza, la Tini Canzino, le Tettone, Drive-In, quello è proprio il mondo di Berlusconi. E comunque se le è sempre trombate tutte. Allora, lei dice tutte, Ma insomma tutte. Molte. Già allora, insomma, aveva questa... Già allora. Fama, unita, voglio dire, era giovane, molto simpatico, perché comunque una persona molto, molto, molto brillante, molto simpatica, con il potere che aveva soprattutto nel mondo dello spettacolo, in piccola farò di te una stella, voglio dire, un basso continuo in quel mondo, è chiaro che in più con questa passione autentica per la donna, che ha Berlusconi, si è divertito tantissimo.